Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Iberix GlaxoSmithKline SPA, ultimo aggiornamento, 7 giugno 2022. Cosa Iberix? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Iberix durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Iberix? Iberix è un farmaco a base del principio attivo vaccino Haemophilus influenzae B coniugato al tossoide tetanico, appartenente alla categoria degli vaccini batterici e nello specifico vaccini della Haemophilus influenzae tipo B. È commercializzato in Italia dall'azienda GlaxoSmithKline SPA. Iberix può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Iberix Polv. Esolv. Soluz. Iniet. Immunoflac. Più 1 siringa pre-riem. 0,5 ml Solv. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: GlaxoSmithKline Vaccines SRL. Concessionario: GlaxoSmithKline SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: C. Principio attivo: vaccino Haemophilus influenzae B coniugato al tossoide tetanico. Gruppo terapeutico: vaccini batterici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: immunizzazione attiva contro malattie invasive causate da Haemophilus influenzae di tipo B, meningite, polmonite, epiglottite, otite, artrite, sepsi, cellulite, eccetera, secondo lo schema posologico indicato. Posologia: posologia, il medico deve tenere conto delle disposizioni ministeriali in materia di vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva. Quando si inizia la vaccinazione nei primi 6 mesi di vita, la schedula primaria consiste di 3 dosi e può iniziare dall'età di 2 terzi mesi. L'efficacia del vaccino è stata dimostrata sia con la schedula 0, 1, 2, dosi distanziate da un intervallo di 1 mese somministrate all'età approssimativa di 3, 4 e 5 mesi, che con la schedula 0, 2, 4, dosi distanziate da un intervallo di 2 mesi somministrate all'età approssimativa di 2, 4 e 6 mesi. Una dose di richiamo è raccomandata entro il secondo anno di vita, per assicurare una protezione a lungo termine. Nei bambini di età compresa tra 6 e 12 mesi, non vaccinati in precedenza, si raccomanda la somministrazione di 2 dosi a distanza di 1 mese l'una dall'altra. Una dose di richiamo è raccomandata nel secondo anno di vita. Nei bambini di età compresa tra 13 e 48 mesi, non vaccinati in precedenza, si raccomanda la somministrazione di una singola dose di vaccino. La vaccinazione di routine dei bambini di età superiore a 4 anni compiuti e dei ragazzi non è raccomandata. L'immunizzazione dei bambini con un vaccino coniugato anti-Haemophilus influenzae tipo B è ottimale quando la sua somministrazione inizia a circa 2 mesi di vita, in quanto le infezioni invasive da Haemophilus influenzae sono più frequenti e potenzialmente molto gravi in bambini di età inferiore a 3 anni. Modo di somministrazione: il vaccino ricostituito deve essere somministrato per iniezione intramuscolare. Da preferire sono la zona anterolaterale e superiore della coscia e l'area deltoidea. Nei bambini di meno di un anno la zona anterolaterale della coscia offre il muscolo più ampio ed è da preferire. Nei pazienti con trombocitopenia o alterazioni della coagulazione è tuttavia opportuno somministrare il vaccino per via sottocutanea. Iberix non deve mai essere somministrato per via endovenosa. Prima di iniettare, aspirare per vedere se appare del sangue. Se così fosse, bisogna cambiare sede. La procedura deve essere ripetuta se continua a comparire sangue. Se sono somministrati più vaccini, ciascuna iniezione deve essere eseguita in una sede differente. Controindicazioni: ipersensibilità verso i componenti del vaccino. In particolare Iberix non deve essere somministrato a soggetti che hanno mostrato segni di ipersensibilità conseguenti alla somministrazione dei vaccini H, influenzae B o del tossoide tetanico. Iberix non è indicato in gravidanza e nell'allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: prima di somministrare un qualsiasi vaccino devono essere adottate tutte le precauzioni utili a prevenire reazioni indesiderate, tra cui la raccolta della storia del paziente riguardo all'eventuale comparsa di reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: Iberix può essere somministrato contemporaneamente, prima o dopo la somministrazione di altri vaccini.
IberX può essere miscelato nella stessa siringa con Infanrix o con Infanrix Hep-B. In caso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere IberX durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere IberX durante la gravidanza e l'allattamento? Poiché IberX non è destinato all'uso per adulti, non sono disponibili dati sufficienti nell'uomo sull'uso in gravidanza o allattamento e neppure sufficienti dati negli animali in studi di riproduzione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il prodotto non è destinato a soggetti che guidano veicoli o che usano macchinari. Effetti indesiderati. Dati derivati dagli studi clinici. Le seguenti frequenze si basano sull'analisi di circa 3.000 bambini arruolati nello studio IB-097 e di circa 1.200 bambini arruolati nello studio DTPA-HBV-011. Le reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio in generale, il profilo degli eventi avversi riportati a seguito di sovradosaggio è risultato simile a quello osservato dopo la somministrazione della dose raccomandata di IberX. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Vaccino Haemophilus influenzae di tipo B coniugato al tossoide tetanico. Codice ATC. Ilunga 07AG51. Vaccinazione primaria. Nella tabella 1 vengono presentati i risultati di immunogenicità derivati da tre studi. Proprietà farmacocinetiche. La valutazione delle proprietà farmacocinetiche non è richiesta per i vaccini. Dati preclinici di sicurezza non applicabile. Elenco degli eccipienti. Vaccino liofilizzato. Lattosio solvente. Soluzione saliva sterile. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.